Ciao a tutti, mi chiamo Marco, sono uno scrittore. Mi piace tantissimo scrivere soprattutto libri destinati ai più piccoli. In questi anni ho avuto il piacere, anzi l'onore direi, di scrivere dei libri su dei temi importanti che mi stanno molto al cuore, come la mafia e come l'immigrazione. Per provare a raccontare queste tematiche ai bambini più piccoli, ma soprattutto per dare uno strumento agli insegnanti e ai genitori per trattare con i bambini e con le bambine queste tematiche. L'ultimo libro che ho fatto di questo, diciamo, filone si chiama L'ecologia spiegata ai bambini. Anche questo è chiaramente un tema che mi sta moltissimo a cuore. L'ho scritto accompagnato dai disegni di Margherita Tramutoli, altresì nota come La Tram. È un libro illustrato, non è un fumetto, è un classico libro per bambini. E racconta la storia di una volpe che si chiama Sandy e di un pellicano che si chiama Ettore. Ettore e Sandy partono per un viaggio alla scoperta di tutte quelle problematiche e anche di tutte quelle soluzioni legate al mondo dell'ambiente, al mondo dell'ecologia. E il tutto parte con un momento un po' drammatico. La volpe Sandy vive ai margini di una città. E come tante volpi, oltre a essere discretamente furba, il suo habitat, il mondo dove viveva, il suo ambiente è stato un po' contaminato da quello dell'uomo. Quindi non si preoccupa più tanto di cacciare, ma si nutre, della spazzatura, ad esempio. Deve vivere, è costretta a vivere, cercando di scansare, le automobili, i camion, i pullman e tutto quello su quattro ruote oltre, o anche meno, che attraversa, la città. A un certo punto scopre in questa città pervasa da fumi velenosi, scopre che non è nemmeno tanto sicura la città. All'improvviso una frana scatena un'alluvione perché non ci sono gli alberi a trattenere l'acqua di una enorme pioggia torrenziale. Viene tratta in salvo dal pellicano Ettore che per darle spiegazioni, per spiegarle come mai sia successo quello che è successo, la porta in giro per il mondo a vedere i danni che noi uomini, prima di tutto, abbiamo fatto all'ambiente. In questo modo, Sandy ed Ettore incontrano un orso polare, ad esempio, la cui casa sui ghiacci è ormai sciolta dal riscaldamento globale, incontrano delle scimmiette in Amazzonia, costrette a scappare dalle fiamme causate dal disboscamento e causate chiaramente soprattutto dall'uomo, ma incontrano anche animali che riescano a cavarsela. Ad esempio questo gatto vive in una città e in questa città hanno scoperto che facendo la raccolta differenziata è molto più facile evitare di inquinare. E inoltre il gatto è sicuramente, come dire, agevolato nella sua caccia di cibo tra la spazzatura perché sa di andare a trovare nell'umido. Incontrano tanti altri animali, incontrano animali come Biagio, un cane randagio che vive in una discarica e che in verità preferirebbe vivere con un padrone in una comoda casa al calduccio. Incontrano anche Ugo la talpa, eccolo qua, Ugo la talpa che vive sottoterra come tutte le talpe, ma che ha scoperto che persino sottoterra gli uomini seppelliscono la spazzatura e anche a volte dei rifiuti ben più pericolosi della normale spazzatura. Insomma, questo viaggio non solo permette a noi di ammirare questi splendidi animali disegnati dalla Tram, ma ci prova a mostrare diversi volti, anche tristi, dei danni che l'uomo fa al pianeta Terra, ma allo stesso tempo vuole lasciare un messaggio, anzi, forse più di una della verità, un messaggio importante che poi è, diciamo, alla fine del libro è che per risolvere questi problemi il singolo individuo, il bambino, la bambina, la volpe o il pellicano che sia, non possono da soli. Hanno bisogno dell'aiuto di tutti. E quindi ecco che Ettore e Sandy, attraverso l'aiuto degli amici che hanno conosciuto lungo questo viaggio, cominciano a studiare delle soluzioni. E
E un altro messaggio a cui tengo molto, lo spiega Ugo, la talpa, no? Quello che stava sottoterra. Dite agli umani, dice a Ettore e Sandy, che i problemi seppelliti sottoterra prima o poi riemergono a galla. Ecco, la tematica dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente, è una tematica che non si può lasciare sottoterra. Non possiamo far finta che non ci riguardi. E questa cosa è una cosa che dovrebbe interessare ai più piccoli e ai più grandi. Ai più grandi per il mondo che lasceranno ai più piccoli. Ogni pezzo di carta, ogni lattina, ogni pezzo di vetro lasciato per terra verrà ritrovato domani, magari un domani anche molto lontano, dai figli e dai figli di quei figli. E se questo vale per una lattina o un pezzo di vetro, può valere che per cose ancora più importanti, ancora più gravi, certi rifiuti tossici, certi rifiuti velenosi, tutto quello che scarichiamo in mare. Io vivo in una città di mare, vivo in Sicilia, e da qualche tempo vivo anche un po' fuori dalla città, diciamo in campagna. E soffro molto nel vedere queste campagne che quando ero piccolo, quando andavo alle scuole elementari, vedevo totalmente incontaminate. Adesso piene di lavatrici, biciclette, rifiuti di ogni tipo. Così come soffro molto quando vedo il mare, il mio amatissimo mare della Sicilia, sporco, imbrattato, sporco di carburante o di plastica, di quella stessa plastica che strozza le tartarughe marine. E penso che per trovarlo io adesso, quel pezzo di plastica in mare, per trovare io adesso quella lavatrice in mezzo ai campi, vuol dire che qualcuno prima di me, forse molto prima di me, l'ha buttato lì. Allora, da queste piccole esperienze è nata l'idea di fare un libro che parlasse di ecologia e che raccontasse che insieme i problemi li possiamo risolvere, anche quelli che apparentemente sono seppelliti sotto il tappeto. Spero che questo libro sia, come già stato per tanti bambini in giro per l'Italia, uno strumento per sapere qualcosa di più su queste tematiche e sulle soluzioni. E ringrazio la TAM per averlo disegnato per me. Edito da Becco Giallo, lo trovate in libreria. Ciao!